Buongiorno, buongiorno, ma che se ne dica, tra due litiganti di solito il terzo gode, questa volta lo dice la Roma, lo dice sicuramente la Roma, perché appunto a parer di cronaca si portano a casa il signor Dybala, si portano a casa il signor Dybala e un buon acquisto, perché la Roma quest'anno si trova con una tre quarti, un attacco molto interessante, perché se cambiasse il modulo mettendo due trequartisti, come che ovviamente consideriamo sempre che Dybala è un attaccante, però può giocare in quell'area di campo lì, mettere Pellegrini e Dybala a servire Abraham, e beh diventa molto interessante la situazione, secondo me molto interessante, penso sia veramente una situazione intrigante. Comunque, signori, prima di cominciare, qui sotto in descrizione scusate, scaricatevi l'app di OneFootball, che è l'app, l'agglomerato che tiene tutte quante le informazioni del calcio in una sola applicazione. Quindi molto semplice da seguire, può aiutare senza nessun dubbio a seguire appunto queste vicende di calciomercato estive in questo centro di luglio caldo e infuocato. Quindi se vi interessa sopra aggiornati, scaricate. Allora, ovviamente questo non è un canale di Roma, quindi non parlerò di Dybala a Roma, però ho solo fatto un intro perché secondo me è stato un ottimo colpo, una cosa ben studiata, ben elaborata dalla Roma, e noi come al solito fermi a guardare. Adesso mi scriverete qui sotto che chi se ne frega, tanto non volevo Dybala, intanto sei anche tu che stai rosicando, perché un Dybala in più è meglio che un Dybala in meno. Allora, vicinissimo sembrerebbe appunto per noi l'arrivo del trequartista. Il nostro signore De Ketelaere sta arrivando, apparentemente saluta la nazionale, saluta tutti quanti, dovrebbe essere in procinto di arrivo. Io invece mi auguro che non sia lui il perno in questo momento che ci andiamo a focalizzare, ma sia Sanchez. E non dico Sanchez perché è il nome ricorrente o perché ieri ho riportato il fatto che Sanchez potrebbe fare la differenza, ma proprio riporto Sanchez perché il PSG non ha mai fatto un'offerta. Quindi se il ragazzo è là ancora, come dire, tra l'ebete e l'infinito, io immagino che la possibilità di portarselo a casa ci sia anche concreta. Se questa cosa succede, io penso che abbiamo davanti una possibilità molto concreta di portarsi a casa un centrocampo stellare, signori. E io mi auguro quello, perché il centrocampo stellare è quello che fa la differenza, perché sia in copertura che in offensiva, che è parte offensiva delle giocate, è quello che fa da filtro. Quindi io il centrocampo, siccome la difesa è bella solida, il centrocampo secondo me manca quel numeretto lì che possiamo anche mettere a destra quando serve, per cui per me quello è un tassello veramente fondamentale per la prossima stagione. Spero che arrivi veramente presto, perché se arriva si sblocca tante cosine, come cambi di modulo, come l'interazione, perché se metti solo lui puoi variare anche più schemi. E quindi secondo me è essenziale che lui arrivi prima possibile. Poi sì, ovviamente il trequartista è una cosa molto importante, però anche lì c'è da capire un attimino quando è, perché quando noi leggiamo a breve arriverà, e ormai sono 2 mesi che a breve arriva, ma non arriva mai, per cui ovviamente non ci faccio neanche più tanto peso. Appena vedo che la cosa sta succedendo davvero, allora ve la riporterò senza nessun dubbio. Per cui sì, un po' da prendere con le pinze questa cosa, questa situazione un po' pinzesca, diciamo. Allora, a parte questo, c'è da dire che abbiamo di fronte una Juventus quest'anno che secondo me ha una parte offensiva veramente potente, posso dire la mia, una parte offensiva veramente potente, come d'altronde l'Inter con i ricambi, perché un Mkhitaryan e un Calhanoglu che si alternano, secondo me quelli fanno la differenza senza nessun dubbio. Però questa volta si è aggiunta anche la Roma, perché con questo tipo di filosofia molto espansa sulla parte offensiva del gioco, adesso anche la Roma può dire la sua. Io adesso sono un po' titubante, perché il Milan ha un buon difesa, se prende subito Sanchez anche un buon centrocampo, molto buono, ma attacco, dai, attacco lascia un pochettino, dai, lascia un pochettino del tempo che trova, vorrei dire. Per cui sono un po' così, spero che vivamente che si
vada a mettere il prima possibile trequartista e si comincia a lavorare seriamente su questo. Con questo signore un saluto, un abbraccio e forza Milan!